poi ci stanno alcune cose che io mi tengo da parte per quando sono felice, tipo la seconda stagione di Sense8. Sono 14 anni che me la devo vedere, ma non me la voglio sprecare una sera che sto scoglionato e apatico come oggi. Io me la voglio godere bene, che ne so, ma voglio tenere per una sera che mi piglia bene. Nonno, nonno, ma poi sei mai stata in tutta la vita tua una sera che ti piava bene? Vabbè, comunque mi ero incaponito proprio, ho passato 2 ore a scorrere i titoli in maniera ossessiva, una cosa sempre più frenetica, perché Cristo Dio, una cosa decente prima o poi la trovo, a costo di scrivere una fantascienza polacca che mi dà 900 in lingua originale! Alla fine si sono fatte le 4 di notte e sono andato a dormire, frustrato come una merda, senza guardare un cazzo, ho sentito Armadillo che mi diceva: dai su, se su 8000 film non te ne va bene manco uno, forse sei te che non vai bene. E mi sono interrogato e ho convenuto che è vero, che sono io quello difettoso e che non posso trovare fuori quello che mi manca dentro. Però è pure vero che volevo guardare una serie, non fa psicoterapia, li mortacci tua.